torna oggi la linea 1, una linea 1 nuova, ripristinata, bellissima, ma fra alcune settimane partirà finalmente la linea 4. Poi presenteremo un piano di incremento delle linee tranviarie e di filobus con l'obiettivo da un lato di dare più servizi di trasporto pubblico locale ai cittadini napoletani e nello stesso tempo, togliendo nafta dalle strade, di contribuire concretamente a contrastare i cambiamenti climatici. Riparte oggi, dopo un periodo di stop per i lavori di riqualificazione a Via Marina, la linea 1 dei tram gestita da ANM che collega Emiciclo Poggioreale a Via Cristoforo Colombo alle spalle di Piazza Municipio. 8 vetture che tornano in circolazione dalle 5.55 del mattino fino alle 23.30 con 254 corse giornaliere per migliorare il servizio di trasporto offerto a cittadini e turisti. La frequenza si è programmata a 8 minuti, peraltro qui abbiamo tutto il materiale rotabile che ci occorre, perché di questi tram che vedete, dei Sirio, ne abbiamo una quindicina giornalmente disponibili. Peraltro abbiamo i vecchi CTK, anche in questo caso ne abbiamo circa 20 disponibili, e peraltro abbiamo anche una Chicca, che è un tram storico conservato in San Giovanni, che potrà riprendere a circolare. Un'infrastruttura importantissima che una generazione come la mia non conosce, che invece una generazione di napoletani e napoletani della città la porta nel cuore, perché era un qualcosa di identitario profondo. Oggi ci incontriamo, il tram funziona, è una pagina di storia, ci abbiamo lavorato tanto ed è frutto di un enorme lavoro di squadra del Comune di Napoli. Istituito nel 1955 per collegare Bagnoli e Poggioreale, il servizio del tram numero 1 ha subito negli anni diverse interruzioni e limitazioni di percorso. Oggi riprende con una tratta che da Poggioreale arriva al centro città e si lavora per garantire in tempi brevi l'estensione del servizio a Piazza Vittoria e Piazza San Nazaro. Per ora è Poggioreale Colombo, ma il nostro obiettivo è arrivare a Piazza Vittoria e ce la metteremo tutta perché entro il 2020 questo obiettivo, che pure ha alcune complessità di carattere strutturale, possa essere raggiunto. Per arrivare a Piazza San Nazaro in realtà manca soltanto l'armamento ferroviario in corrispondenza di Piazza San Pasquale, e quindi diciamo i lavori non sono neanche particolarmente ingombranti, un programma preciso non sono ancora in grado di dirlo.